primo aprile 2013. Giacomo, hai trovato qualche cosa? No, è qualcosina, tipo 4-5 spugnole. Ma è difficile trovare le spugnole, sì, è vero. È difficile, però questa è, essendo la prima uscita. È la tua prima uscita? Sì, sì, la spugnola. Ottimo, l'ho trovato tutto quanto io. Facciamole vedere, che cosa hai trovato? Dai. Facciamola vedere un attimino solo. Due compagne qua a terra, eccole qua. Sono coperte. Facciamola vedere, eccola qua. Ah, belline però, Hai fatto la foto? Sì, sì. Com'è venuta? Avvicinati un attimo. Bellissima. La prima spugnola di Monteleone Giacomo, 17 anni, ben portati, 46 di piede. Bella, mettiamola qua a terra. Un alberello, bellissima la forma della spugnola. Proprio bella. Complimenti Giacomo. Grazie, grazie. Giacomo. Giacomo che raccoglie la sua prima spugnola. Guardate che bella spugnola, complimenti a Giacomo e grazie a lui se mangiamo questa settimana. Guardate il ragnetto, questo ragnetto sopra. Complimenti Giacomo, anche il cappellino questo, vedi? E noi pensavamo di non trovare niente. Siamo venuti per una passeggiata alle 10 del mattino perché piove da 2 mesi ormai e quindi il terreno è troppo bagnato, temperature al di sotto della media stagionale da parecchio, e invece è vero, gli alberi non sono fioriti, però il grande Giacomo, guardate che cosa ha trovato. Complimenti a Giacomo. Giacomo, ne trovate qualcun'altra? No. No? Allora raccogli le mie, dai. Le vedi? Le faccio anche raccogliere, dai. Bellissimo. Troppo bello. Giacomo, allora ti piace trovare le spugnole? Però è un po' faticoso, Non è... perché sono un fungo abbastanza raro, difficile da vedere in mezzo agli aghi di pino. Comunque dà grande soddisfazione, pochi ma buoni, ok, certo.